Ciao a tutti, benvenuti al nuovo video del canale. Oggi puntatona speciale perché, come vedete, non sono solo, ma sono in compagnia di un graditissimo ospite, Giacomo. Ciao Giacomo. Ciao ragazzi, ciao, ciao. Allora, Giacomo è un falconiere, un vero falconiere, poi spieghiamo anche perché, ed è in compagnia di Axel. Axel, che è il suo Springer, è un membro del team. Poi approfondiremo e ci spiegherai tutti i vari dettagli. Allora, Giacomo, parlaci un pochettino di te, da dove è nata la passione per la falconeria, da quanto la pratichi, dove vivi, insomma, dacci un po' qualche informazione. Aspetta che intanto scendi, va ragazzo, è un po' ingombrantina e tiene anche caldo. Allora, iniziamo da quando è nata la passione. La passione, secondo me, è stata trasmessa dall'album fotografico di mio padre, che ha viaggiato praticamente tutta la vita e nel paese dove sono nato praticavano ancora, anzi, sempre, hanno sempre praticato la falconeria proprio per mangiare, cioè l'Arabia Saudita. E io sono cresciuto con queste foto, sempre quindi vedevo la lepre, il falco che aveva preso la lepre, queste foto qui, che poi magari vi farò vedere, le metterò su un mio video. E poi la cosa buffa, finita lì, quando avevo circa 8 anni, come tutti abbiamo fatto la famosa, perlomeno noi di Milano e dintorni, la famosa gita a Torino, che di solito c'era il museo egizio, poi c'era un castello. In Ah, sì. questo castello c'erano tre pellegrini col cappuccio, basta, è finita. Allora sono tornato a casa e mi hanno detto: mamma, però io preferivo l'aquila. Ho detto: mamma, io vorrei prendere un'aquila. Mia madre non ha detto no, ha detto: mi sembra un po' grossa l'aquila. Un filo Ho detto: sì, eccessiva. hai ragione. Allora, ai tempi internet non c'era, ho preso l'enciclopedia Astore. Questo mi piace. E basta, da lì mi è sempre piaciuto l'Astore, mi sono informato un pochino. Poi è andato nel dimenticatoio, diventato grande e già con i figli piccoli, ho detto: ma sai che c'è, quasi quasi. Mio amico fa: ma sì, ce la facciamo, ce la facciamo. E così da lì è iniziata la falconeria, ormai quasi 20 anni. Nel 2005 è arrivata Morgana, il mio primo falco, e da lì poi non ho più smesso. Bene. Questo è. Hai avuto solo Astori o Astori, insomma, o anche altri falchi? Perché ne esistono altri? Me l'aspettavo una risposta così. Eh beh, dai, me ne servito Astoriere solo per... doc. Bene, dai. Allora, noi ci siamo conosciuti sul sito, anzi sul forum del sito falconeria.org. Tu Sì. sei uno dei membri storici, no? Uno dei più attivi anche, volendo. Parlaci Siamo un dei po' di pochi questo sito, rimasti. e non è pochi rimasti, però dai, sta vivendo una piccola seconda giovinezza forse quest'ultimo periodo, un po' di posto, un Ma po' di... sì, è un sito, secondo me, la cosa bella di quella è comunque c'era e c'è un po' di filtro, nel senso che non è il primo che ha preso il falco. Non si può non può venire lì a dire: ah, sono il maestro falconiere, che ormai c'è questo vizio di essere grandi maestri avendo appreso da un mese il falco. Vieni stroncato subito nel forum. Vieni stroncato subito nel forum se fai così. Ma no. Allora, la questione è: un conto è dare consigli, tutti possono dare consigli. Io, che ho qualche annetto, ma anche da un giovane, un'osservazione di uno che magari... E io posso anche pensare: cavoli, ha ragione, non ci ho mai pensato. Quindi, come diceva qualcuno, soprattutto nella falconeria, c'è sempre da imparare da tutti. I maestri non esistono. Secondo me non esistono i maestri. I maestri sono sottoterra, forse. Sì, che non Sicuramente uno può c'è ribattere quello questo. che dicono, quindi, per carità. Ma altrimenti c'è sempre da imparare da tutti e sempre, anche se i nostri più grandi maestri sono i falchi. Probabilmente falconeria.org, questo forum, è forse la risorsa più grande che c'è in Italia, di informazione sulla falconeria. Ci sono quanti anni? Una ventina d'anni di post con discussione. Di più, perché è iniziato, adesso io non me lo ricordo. Ma quando sono entrato io, figurati, era la prima versione in
giallo e nero, figurati, Foto ed è già qualche bellissimi. anno. Sì. Però veramente tantissime informazioni molto utili, soprattutto per chi inizia, ma poi in realtà un po' per tutti, perché c'è tanta esperienza di tanti falconieri diversi. Sai la cosa bella anche che c'è in quel sito, nei vari topic che ci sono anche gli errori che abbiamo fatto. Perché io ho detto, se non scrivo l'errore che ho fatto, c'è gente che può ripetere l'errore. E così la cosa bella è che facevano anche gli altri. Vero, bello questo. Si dice che la persona intelligente impara dai suoi errori e quella saggia impara dagli errori degli altri. Quindi questa può essere una lezione E utile. cerca di non farli. Cerca di non farlo. Ascolta, prima parlavamo del fatto che tu sei un vero falconiere. Spieghiamo perché, no? Perché tipo sul canale mio, per così dire, parliamo di addestramento rapaci, eccetera, però non parlo di solito di falconeria. Perché? Che cos'è la falconeria nello specifico? Semplice. L'unica falconeria che esiste è la caccia. La caccia. Quindi falconeria significa cacciare col falco. Tutte le altre attività che si possono fare con i rapaci non sono falconeria, sono altre attività, può essere volo Sono altre libero, attività, sono tante esatto. cose, sì. Poi sappiamo che oggi l'addestramento dei falchi ha anche altri tipi di riscontri pratici come allontanamento infestanti, così via, però la falconeria è la caccia con il falco. Allora, ti faccio subito una domanda scomoda, così ce la Sì. togliamo subito la domanda scomoda. Vai. Allora, prendo spunto dal commento che qualche tempo fa un utente di YouTube ha fatto sotto un mio video, adesso non mi ricordo il nome, mi perdonerai, che diceva la falconeria è una pratica anacronistica e dovrebbe scomparire. Ora, un tuo parere personale sul perché, secondo te, ovviamente è una tua opinione, poi uno non è che la deve condividere per forza, però perché secondo te invece ha ancora una sua ragione di essere al giorno d'oggi? Allora, guarda, per assurdo uso le parole che ha detto una guardia volontaria, neanche nostra alleata, era del WWF, mi ricordo, che invece disse l'opposto. La falconeria sarebbe l'unica caccia ecologica sostenibile che si possa fare ad adesso, in questi giorni. Quindi è detto da uno che teoricamente non pensavo lo dicesse, se ci pensi, quanti attacchi fa? Io parlo di Astori, quindi non so gli altri. Un Astore sulle mini lepri farà circa, quando ti va bene, 10-15 attacchi. Se prende una o due prede, è tanto. Certo, uno deve avere tante possibilità di fare gli attacchi, se ne ha solo tre. E cana quelle tre, capisci che la percentuale di successo è molto bassa, comunque sia, mentre con un fucile, se ti partono 10 mini lepri, facile, non dico tutte e 10, ma un buon 50% riesci a pigliarle. Col falco non le stermini, con i fucili puoi farlo. Quindi ecco perché è molto più sostenibile la caccia col falco. Fermo restando che io non la condanno la caccia col fucile, l'ho fatta per tanti anni. Adesso ho provato in questi giorni con un mio amico, mi ha detto dai, proviamo la beccaccia. Non mi sente, non mi dice più niente col fucile. Io se non ho il mio Astore sul pugno, preferisco la telecamera. Ecco. Diciamo che con la falconeria l'uomo in quel caso si inserisce quasi da spettatore, non del tutto spettatore, ma quasi da spettatore, in una cosa che è naturale. La predazione di un rapace su un selvatico è un processo naturale e l'uomo fa parte in quel momento di quell'attività naturale. Cosa ne pensi? Sì, ma allora io direi che comunque adesso tutta la caccia è naturale perché l'uomo, parliamoci chiaro, è un predatore, volenti o nolenti, è un predatore, lo è sempre stato. Se qualcuno ha studiato paleontologia e paleontologia umana, lo vede. Però diciamo che nei giorni d'oggi dà più possibilità alla preda di sfuggire all'attacco. È solo un tornare un po' indietro.
Anche perché preparare un falco per la caccia non è una cosa poi così facile. È vero, il falco è predisposto per quello, è nato per quello, però c'è dietro tanto, tanto, tanto lavoro. Bene. Guarda, mi hai dato un assist perfetto, perché la prossima domanda che ti volevo fare era di raccontarci qualche retroscena, perché normalmente, diciamo, il pubblico generale vede i falchi agli spettacoli e con tutta un'aura un po' di fascino che c'è intorno, no? E spesso la gente si innamora, vede Vazzo Marin, vede uno spettacolo con i pellegrini, dice: ah, voglio il falco. Ma cosa c'è dietro, però? Spiegaci anche i retroscena, appunto, i lati negativi, tra virgolette. Allora, lati negativi, una marea. E a volte mi sono chiesto, ma chi me la fa fare? Poi dopo un volo fatto bene, anche magari andato male, ma vedi l'astro che si infila in un buchettino, sbuca dall'altra parte a tutta manetta, continua l'inseguimento, dici, cacchio, ecco chi me la fa fare. È uno spettacolo naturale che altrimenti non potremo mai, mai assistere, tranne che nei documentari che poi fanno vedere poche cose. Questo è, però c'è dolore, ci metto il dolore perché ragazzi l'astore fa male, fa molto male, c'è fatica, impegno, orari mostruosi, a volte poi appunto sentendo anche altri falconieri che ti danno delle dritte, come richiamare l'animale, quando e perché, per non lasciarlo fuori la notte, perché purtroppo può capitare, e comunque soprattutto i primi anni c'è tanto tanto lavoro dietro sull'animale, ma tanto tanto tanto. Questo è buono dirlo, perché a volte si sottovaluta un po' tutto il lavoro, no? Si vede solo l'atto finale e può sembrare relativamente facile, ma non lo è. Ma infatti molti, perché chi mi chiede posso venire con te, ho sempre detto di sì, e hanno visto un animale ormai con 6-7 anni, quando iniziavano a venire, fino adesso che ne ha 15, ma quello è un astore che non ha bisogno di niente, ormai ci conosciamo, a volte mi viene anche da ridere quando mi fa uno sguardo, dico, ma che cacchio mi guarda in quel modo, e tutto sembra tremendamente facile, ma ogni movimento, sia del falconiere che del falco, si sono amalgamati negli anni, non è una cosa così matematico, così facile. Allora, il tuo team attuale è composto da Giacomo, Esatto, da quel cane che avete visto prima, Axel, e poi la Erin, punta di diamante chi è? Erin. Erin, la mia bimba, la mia principessa. 14 anni, dicevi, da solo. Quest'anno ne fa 15. 15 anni, mamma Sì, mia. infatti Si vede dagli poi. occhi, gli occhi rubino, scuri, Sì. scuri. Com'è con Erin? L'azione insieme, c'è una grandissima intesa, immagino. Tra i due, Tra cane e te falco? e lei. No, per niente. No. Allora, lei purtroppo non avevo, quando è arrivata lei, non avevo nessun cane, e lei è terrorizzata dai cani, per quanto sembra strano. Lui lo sopporta, ma se il cane fa cose che a lei non piace, capace che gli arrivi addosso, e una pinzata gliela tira. Qualche artigliata gliel'ha data, Usti se gliela dato, ma soprattutto quando si avvicina alla preda, ah, non, bellissimo. adesso l'ha capito, infatti si vede in qualche video che ho messo che sta bello lontano, però all'inizio andava col naso lì ed era finito, veniva allegramente timbrato, adesso l'ha capito, l'ha capito. È giusto, meno Niente male però. che l'ha capito. Ascolta, che consiglio daresti a chi si volesse avvicinare a questo mondo? Dunque, beh, intanto avere le idee chiare. Avere le idee chiare di quello che uno vuole fare. Guarda, uso anche una frase per far capire, e non per sminuire però l'animale, per carità, perché per me il pellegrino è il re dei cieli, non ce n'è alcun dubbio. Però quando andavamo a caccia in Austria e volavano i pellegrini, c'era il capo caccia che diceva: bene, adesso i pellegrini hanno finito, abbiamo finito di giocare, adesso torniamo a caccia. E quindi era tutto il basso volo, astori e aquile.
Quindi ecco, questa è purtroppo, dico, la realtà italiana. Il Pellegrino, poi tu conosci la nostra zona qua del Milanese. Che cosa vai al col Pellegrino? Vai in riserva, puoi andare in riserva, ma altrimenti non abbiamo zone dove si può andare veramente a caccia. Intendo, tu vai in mezzo ai campi, poi anche perché hai troppi pericoli. Purtroppo gli idioti sono dietro gli angoli e non si sa mai cosa possa succedere. Con l'Astore è un pochettino più facile prevenire. E quindi avere le idee ben precise su quello che si vuole fare e poi armarsi di tanta, tanta, tantissima pazienza. Questo Questo è è quello che. importante. Oggi forse col mondo frenetico in cui viviamo abbiamo tutto e subito, vogliamo tutto e subito. A volte intraprendere delle strade che richiedono grande pazienza potrebbero non essere da tutti o per tutti. Eh no, ma anche perché i falchi poi bisogna. Ecco, sai cosa ho notato? Si deve avere anche una grossa sensibilità perché devi capire assolutamente il carattere del tuo animale e non sono come il cane che scodinzolano o ti fa vedere il suo stato d'animo. Quelli ti guardano e sembra che ti dicano adesso ti mangio. È l'unica cosa che vedono, quelli lì fanno così. Ma non è vero. Poi quando impari a conoscerli e a capirli cosa gli dà fastidio, cosa non gli dà fastidio, cosa gli piace, cosa preferisce, però ci vuole una gran sensibilità, secondo me. Bello, ha detto delle cose veramente interessanti. Quindi stanno emergendo anche un po' quelli che sono diciamo, i regali che ci può fare questo mondo, nel senso un'attività che ti permette di stare a contatto con la natura, con animali che normalmente non avresti possibilità di incontrare, fa sviluppare la pazienza, la sensibilità. Insomma, sono tutte cose veramente apprezzabili, credo. Anche perché comunque oggi c'è tanta distanza forse tra il mondo naturale e quello che noi viviamo quotidianamente. Troppa distanza. Anche, beh, tu lo sai, anche noi quando lavoriamo ormai è talmente frenetico che non sono i tempi della natura. La natura ha i suoi tempi. Certo. Quelli sono. Non è che puoi fare altre cose. E questi animali hanno i loro tempi e tu ti devi adeguare ai loro tempi. Quindi, il tutto subito, come dici te, non è possibile. C'è anche tanto sacrificio. Molto spesso si sacrificano molte cose. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché una volta una coppia di ragazzi sono venuti qua, ma volevamo prendere questo animale, quell'altro, un gufo piuttosto che un Harris, una coda rossa. Ho detto: sì, ragazzi, e quando andate in vacanza dove lo mettete? Ah, lo portiamo dietro. È in muta, gli ho detto, non lo portate dietro, deve stare il più tranquillo possibile. Poi, ok, c'è gente che fa volare gli Harris tutto l'anno, però lo fanno volare e ci sanno fare. Molto spesso, secondo me, sì, è bello, un rapace è molto bello, ma ha le sue esigenze che non, cioè, a chi lo lasci? Dove lo lasci? È quello che nessuno ci pensa all'inizio. Vuoi andare in vacanza? A volte non ci vai. Perché dove lo metti? Non lo dai al falchile, gattile, canile, falchile. Vabbè, perdonate. Questa. Però guarda, potrebbe essere un'idea di business, eh? Se ne fonda uno, i falconieri te lo lascio. Anti-pensione. La pensione per falchi. Sarebbe oltre a un impegno. Che uno dice, vabbè, gli butta un pulcino, gli butta la mezza quaglia. Però, come tu sai, il falco fino a domani sta benissimo, il giorno dopo magari è morto. E quindi, quando arriva il cliente del falchile, tutto felice, ma guarda, è in freezer il tuo falco. Non la Ma prenderebbe benissimo, diciamo. no. Quindi è meglio che ognuno si guardi il suo animale o lo lascia a qualcuno di veramente fidato, ecco. Ecco,
Ecco, emerge un altro fattore importante quando ci si avvicina al mondo dei rapaci, che è la grande consapevolezza che bisogna avere. Perché se si va allo sbaraglio si rischiano di fare grossi errori che poi costano sotto tanti punti di vista. Sì. Poi soprattutto ecco, uno deve tenere quando prende uno di questi rapaci, ma un po' come tutti gli animali, ma soprattutto questi, loro non vi hanno chiesto di essere presi da voi. Quindi avete un impegno in più verso di loro che voi avete scelto di portarlo a casa e gli dovete quello che lui è nato per fare. Quindi un obbligo, secondo me, morale che uno che prende questi animali, un astore, va a caccia, deve andare a caccia, punto. E bisogna fare tutto per portarlo al meglio. Questo è Guarda, come la vedo io. ci stai veramente comunicando cose, secondo me, veramente molto importanti, soprattutto per chi vuole, per chi ci sta facendo il pensiero, no? Perché sono cose che se uno ha già avuto modo di scontrarci, sì, tra virgolette, può sicuramente sapere di cosa sta parlando. Senti, ti faccio un'ultima domanda, dai. Cosa ne pensi invece dell'avere un rapace senza farlo cacciare? Devo rispondere. E in maniera soft. Non parliamo solo di astori, in generale. No, lo so, però i rapaci sono cacciatori, tutti. Guarda, io ho conosciuto quello che ai tempi era un ragazzino che comunque aveva preso un Barbagianni. Ok. È iniziato col Barbagianni. Mi sento chiamato in causa, Comunque, vai. Mi eh? sento chiamato in causa, vai. No, non sei te, non sei te. No, Che lo so. poi ha fatto l'astore anche lui, e comunque lui qualche topino, qualche quagliettina gliel'ha sempre fatta prendere, quindi ha sempre fatto nel suo piccolo, ovviamente, perché non è che puoi fare grandi cose, però secondo me è una componente molto importante per qualunque rapace, anche se so che i gheppi, ad esempio, sono degli animaletti che si adeguano parecchio, poi non sono così esigenti. Però, guarda, io ti posso dire, e lo penso di quasi tutti i rapaci, poi chi più chi meno, se uno mangia carogne sicuramente non gliene frega niente di cacciare, chiaro. Io ti posso dire che quando la giornata è piena di voli e anche il successo sulla cattura fa cambiare molto il carattere. Quando metto Erin nella sua voliera dopo una bella giornata dove c'è anche la cattura, è tutto un altro animale, rilassato, tranquillo. Quando invece ha fatto pochi voli, non sono andati a successo, è isterica di brutto. Quindi l'animale ha bisogno di questo, non c'è niente da fare. E poi appunto, come ripeto, ci sono alcuni falchi che probabilmente lo risentono di più e alcuni di meno. Chi li tiene solo così, boh, non. È limitante per l'animale di sicuro. Secondo me sì, è come dire avere un levriero e tenerlo in un appartamento senza farlo mai correre. Il levriero è nato per correre e i falchi per volare. Ecco, forse. Se gli si fa il logoro e quelle cose lì, ci può stare, però bisogna stare. Beh, tu lo sai, i tuoi li fai volare comunque sia. Certo, io ad E esempio quindi. vedo una differenza tra il Barbagianni che pur avendo occasione magari di predare, tra virgolette, parliamo di lucertoline, cose così, Sì, certo. non ha mai mostrato nessun interesse alla protezione attiva, pur essendo appeso di volo. Il falchetto, il gheppio, che è un gran furbone, lui vede la cavalletta, vede la lucertolina, sai che gli ho trovato le luci in voliera, la lucertola a metà. Lui preda, lui ce l'ha, capisci? Pur essendo un gheppio, che magari non è proprio l'astore, no? Che è comunque un animale più opportunista. Però la vedo proprio la differenza, no? E quindi questo ti fa anche capire che comunque è un istinto che quando tu non soddisfi, stai limitando l'animale. Questa è una cosa che bisogna sempre tenere. Esatto. Per questo poi ci sono, secondo me, degli animali che
Quando i limiti sì, è un limite, ma ce la possono comunque fare, e altri che invece no, cioè tipo il tuo Erin non potresti mai non farla cacciare, no? Perché sarebbe un limite troppo grosso per la sua indole, per il suo carattere. Guarda, io ho visto, io l'avevo tenuta ferma, mi sembra 3 anni, 3 o 4 anni, non mi ricordo, per fare riproduzione. E a parte che il soggetto che avevo preso in sostituzione non era lei, basta dire il nome, era Isterica, quindi questa la dice tutta. Ma che male che mi ha fatto quella bestia lì. Però anche lei, ho visto che se i primi anni di riproduzione andava bene, stando dentro aveva cambiato qualcosa. E allora ho detto: senti, io la riporto fuori e via, via caccia. Sì. Succeda quel che succeda, ma lei ha diritto a volare e a cacciare, poi lo sa fare bene. E quindi niente, adesso non perdo una stagione. Bene, dai. Va bene, Giacomo. Allora, intanto per oggi possiamo concludere qua. E poi chissà se ci saranno altre occasioni, a me farebbe sempre piacere. Vediamo se quando vengo anch'io lì e torno a Milan riusciamo a incontrarci, facciamo un'uscita insieme, facciamo un bel Perché viaggio no? insieme, Perché no? sarebbe bello. E E certo. nel frattempo è stata una bella occasione, veramente. Guarda, ci ha dato delle chicche, secondo me, veramente su cui riflettere. È sempre bello confrontarsi con l'esperienza. E niente, per ora ci salutiamo. Alla prossima occasione. E nel frattempo invitiamo tutti a visitare il sito, falconeria.org, è il forum, è lì, ci possiamo rivedere anche là. Certamente, dai, un saluto a tutti e alle prossime. Perfetto, ciao a tutti, al prossimo Ciao, ciao. video.